Piazza, lui lo sa che gli vogliamo bene, Giancarlo Magalli. E come non lo so, buongiorno, 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 bentrovati. La nostra orchestra, buongiorno Anna, buongiorno Esso, buongiorno Daniele, buongiorno Flora. Per colonnello le posso salutare. È sempre lui, è sempre lui. Amico mio. Sai che è andata bene la settimana scorsa con la storia di dare luminosità e notorietà a queste persone che hanno cambiato in positivo la nostra storia, è piaciuta molto. Ce ne sono e ne faremo, insomma, compatibilmente, se ma regge la pompa, come si suol dire. Senti, regge, verba cattiva, non muore mai. Ma insomma, allora, però ogni altro ci prova. Dopo guerra, gli anni 50, i genitori dei bambini avevano due situazioni di estremo pericolo, quali? Io mi ricordo i miei genitori, che erano genitori proprio post-bellici. I giocattoli esplosivi, cos'erano? Cose terribili c'erano. C'erano due grandi paure, oggi parliamo di questo. Negli anni 50, subito dopo la guerra, due grandi paure terrorizzavano i nostri poveri genitori, i miei, me lo ricordo benissimo. Uno erano i residuati bellici. Cioè, durante la guerra, che poi insomma, la guerra è durata 4-5 anni, però durante il periodo proprio dei bombardamenti, tu pensa che sull'Italia vennero scaricati 1 milione di bombe. 1 milione di bombe, razzi, mine, bombe a mano, eccetera, eccetera. Ed è stato calcolato che di questo milione un quarto non esplosero. Cioè, dopo la fine della guerra, 250.000 ordigni. 250.000 ordigni sparsi per l'Italia, pronti ad esplodere non appena qualcuno l'avesse maneggiati, toccati. E purtroppo i bambini che giocavano all'aperto allora erano le vittime più frequenti, perché trovavano questi siluri, non sapevano di cosa si trattasse, magari ci picchiavano sopra con un sasso, li sbattevano per terra e questi esplodevano. Non erano, in genere, non lo facevano con le bombe d'aeroplano, ma con i razzi, le mine, che non, difficilmente li uccidevano, anche se accadeva anche questo. Però abbiamo avuto una generazione di bambini mutilati, senza mani, ciechi da un occhio, da tutti e due gli occhi. Io mi ricordo questi manifesti, che erano affissi in tutte le scuole, in tutte le strade, io me lo ricordo bene, nonostante avessi 5 anni allora, che dicevano, c'era il disegno di questi oggetti, c'era questa immagine terribile del bambino senza mani, e c'era scritto: se vedi uno di questi oggetti non li toccare, avvisa i carabinieri. Perché serviva a far imparare ai bambini che per strada c'erano degli oggetti pericolosi, alcuni dei quali, come giustamente ricordavi, erano stati in modo veramente vile e carognesco camuffati da giocattoli. I tedeschi avevano lanciato dei bambolotti o dei giocattoli, delle trottole, che sembravano proprio giocattoli e in realtà nascondevano dell'esplosivo. E il bambino non avrebbe potuto, manco i grandi ci pensavano, figurati i bambini, se vedevano il bambolotto lo prendevano, cominciavano a giocarci, gli scoppiava in mano. E questa cosa è ancora valida, perché abbiamo letto sui giornali che i russi, ritirandosi dalle città occupate dell'Ucraina, spesso hanno lasciato nelle case la storia a volte si ripete. Si ripete. Invece, nella brutta, pochi istanti fa, parlando con Giancarlo Governi di Luca Magnani, il figlio di Anna, si era parlato di poliomielite, che era l'altro terrore degli anni 50, grande paura, che non risparmiava nessuna classe sociale. Non risparmiava nessuno. La poliomielite, detta anche polio o paralisi infantile, era un'epidemia che ha fatto centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo. Si è diffusa moltissimo, con conseguenze gravi, perché era una malattia che riguardava il midollo spinale e hanno sbagliato intanto immediatamente l'approccio, pensavano fosse una malattia aerobica, cioè che si diffondesse con il respiro, invece no, si diffondeva con la saliva, con le feci, eccetera. Quindi
sbagliarono pure all'inizio il modo di riconoscerla, e centinaia di migliaia di bambini si ammalavano, i bambini fino a 5 anni, grosso modo, quindi proprio i più fragili, i più deboli. Abbiamo parlato di Luca Magnani prima, anche... Tutti, guarda, si ammalavano tutti, e il fatto che si ammalassero i figli dei potenti, dei ricchi, confermava che era la malattia, non guardava in faccia nessuno. Anna Maria Mussolini, Frida Kahlo... Se Frida Kahlo ebbe un periodo, ha sofferto tutta la vita perché aveva una gamba che non la reggeva, le doleva, doveva stare sdraiata a letto parecchie ore al giorno. Luca Magnani è diventato un bravo architetto, un bravissimo architetto, e ha dovuto imparare a convivere con le stampelle e a muoversi tutta la vita, adesso ho 80 anni, con le stampelle. Ma Anna Maria Mussolini, la figlia più piccola di Mussolini, cioè, quando tu, italiano dell'epoca, sai che sei ammalata e non è guarita, era costretta a vivere con un busto di ferro, la figlia del duce, dice, allora non c'è salvezza. Se manco il duce riesce a far guarire la figlia, vuol dire che non si guarisce da questa malattia. E non aveva tutti i torti, insomma, era un po' così. L'esempio più formidabile di questo è che uno degli ammalati era... il presidente degli Stati Uniti. Roosevelt. A 39 Franklin anni. Franklin Delano, poi ce ne sono stati due di Roosevelt, Teodoro e Franklin. Franklin Delano Roosevelt era ammalato. E la ricerca nel frattempo come risponde? Ecco, questo è Roosevelt, vedi, sulla sedia a rotelle. Lui ha vissuto sempre sulla sedia a rotelle. Sai, la cosa curiosa che a Washington ci sono i memoriali dei presidenti, c'è il memoriale di Lincoln di Washington, c'è anche il memoriale di Roosevelt, e questo è il monumento che c'è nel memoriale, e l'hanno ritratto sulla sedia a rotelle. Il monumento di Roosevelt lo vede sulla sedia a rotelle. Ci sono due nomi, Salk e Sabin, che in qualche modo hanno risolto. Grazie a Dio. Fu proprio Roosevelt, che era stato vittima di questa malattia, che lanciò una specie di teleton ante litteram, disse mandate a tutti, mandate un decino, 10 centesimi, cioè proprio pochissimo, tutti per aiutare la ricerca, bisogna aiutare i medici. E arrivarono centinaia di milioni di dollari che furono destinati ai laboratori, e la ricerca prese un bello slancio, bella velocità. E due medici in particolare ottennero dei risultati. Uno si chiamava Jonas Salk e l'altro si chiamava Albert Sabin. Salk era di origini straniere, era un naturalizzato americano, e ebbe un po' di questi fondi e mise su un laboratorio straordinario. Pensa che lavoravano con lui 20.000 medici, 220.000 volontari e 1.800.000 bambini. Tutti, cioè una cosa ciclopica, però dette i suoi frutti, perché Salk riuscì a trovare per primo un vaccino che si basava sul virus morto. Sai che nei vaccini si mette il virus per stimolare l'organismo a creare anticorpi. Però se ci metti quelli vivi c'è il rischio che lo ammali, invece di vaccinarlo, certo, lo fai ammalare. E lui sviluppò un vaccino dove il virus veniva ucciso con la formaldeide, che però funzionò e venne diffuso in vari paesi del mondo, non preveniva la malattia ma l'arrestava. E poi entra in scena invece Sabin. E poi Sabin, che era un altro virologo molto bravo, il quale... aveva fatto anche lui degli studi paralleli su una strada diversa, perché Sabin trovò un vaccino con un virus invece non ucciso, ma addormentato, diciamo, che quindi non contagiava, ma era efficace anche nella prevenzione. E ci fu per un periodo una lotta, nel senso una concorrenza, ma leale, amichevole, fra i due. E alla fine il vaccino di Salk vinse negli Stati Uniti, furono tutti vaccinati con quello, quelli di Sabin nel resto del mondo, e poi alla fine si sono mischiati. E tanti bambini hanno ritrovato il sorriso e tante famiglie sono state più tranquille. Mannaggia la mia, e da allora, grazie a Dio, la poliomielite è un ricordo.
Sempre se tutti si vaccinano, perché è sempre quello il discorso. È diventata da pandemica endemica, però se nessuno continua a vaccinarsi, certo, può ritornare. Giancarlo Magalli, appuntamento alla prossima settimana. E a...